Stanza dell'autorità. Che cazzo ci fa, Garling? Garling, cosa pensi di fare qui? Ho ricevuto nuovi ordini? Sono appena stato nominato il nuovo ministro della scienza? E Saturn? Ha scelto molto male. Non ce l'hanno accesso a, a Motherflame. Questo ha detto Saturn. Vabbè, ah, teniamo York, teniamo Punk Records, teniamo la centrale elettrica nelle nostre mani. Tutto a posto, il Motherflame è nostro. <ride> nel frattempo. Il Punk Records. Blo, <ride> blo, 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 blo. Il Punk Records nel frattempo canta Samba du Brasil. È diventato un, un altro dei nuovi tormentoni 40 anni dopo su TikTok. Esattamente mentre Saturn sta dicendo queste cose, il Punk Records canta. Dice Saturn, anzi, pensa, è rimasto dormiente per 200 anni, vera leggenda dormiente. Rivelato il mistero della Leggenda Dormiente La vera Leggenda Dormiente Di cui Oda parlava cinque anni fa, anche meno Non era chiaramente Kaido, ma era eh, il Robottore E tra l'altro, a dato che mi è venuto in mente 5 anni, anche meno eh, Un paio di giorni fa, due o tre giorni fa Cadeva l'anniversario <ride> Di quando prima Oda in un'intervista, poi i suoi editor, uno dei suoi editor in un'altra intervista rilasciata a un quotidiano arabo sostenevano che One Piece si sarebbe concluso in 5 anni anche meno. Ipotesi avvalorata e ulteriormente confermata quando noi siamo andati da Shueisha nel 2019 e Naito in persona l'editor di Oda al tempo disse che il manga si sarebbe concluso al 100% fra 5 anni anche meno <ride> e, e, Oda vera leggenda dormiente STANZA DELL'AUTORITÀ STANZA DELL'AUTORITÀ Attenzione, attenzione, ci manca un tavolino. Attenzione, ci manca il tavolino. <ride> Imusama, secondo me, non è molto contento della situazione. Stanza dell'autorità. Che cazzo ci fa Garling? Garling, cosa pensi di fare qui? Oddio, ma, ma lui si è vestito come uno dei cinque astri di demenza? A few later. Ma l'ho consumato. <ride> seconds. Ho ricevuto nuovi ordini? Cioè, mo' diventano sei astri di demenza? Nuovi ordini? Da chi? Che diavolo stai dicendo, Garling? Stati calmo. Eh, stai al posto tuo, gli dice Mars. Mm. Il Vegapunk, conosciuto come York. Da questo momento sarà sotto la mia supervisione. Ma come sta oddio! Ma si prende. Ma si. No! Ma si prende il posto di Saturn? Sono appena stato nominato il nuovo ministro della scienza? E Saturn? Oh. Molto male. Ma l'ha consumato. <ride> È morto. Oi, oh, che brutta fine che ha fatto. Si può dire. Saturn vero San Giuliano tra qualche giorno. <ride> qua comincia il climax che piace a me. Cioè, non è ancora finito, è Gad. Eh, qua c'è stata la cosa. Ah! Oh, ah! è morto. Ah! Ce lo siamo tolti dai coglioni. Ah, ah! dovevamo. Doveva schiattare, ma lì. Ah Finalmente. Ah. Si God. E nel frattempo, il Punk Records se ne va. Ciao, somo Mi hanno confermato la card su Queen e Frankie. Che, che significa? Che cazzo hanno scritto? Queen padre di Frankie? Ma in che senso? Ma in che senso, Queen padre di Frankie? Aspetta, aspetta, aspetta. Ma in che senso, Queen padre di Frankie? Ma veramente? Il suo passato è rivelato nelle vivre card di Queen Dove si dice che lui abbia abbandonato suo figlio e, e si sia unito ai pirati, immagino, di, insomma, i Med 26 anni fa L'età di Frankie Frankie ha 36 anni Ed è stato abbandonato No, ma, ma, ma non è vera questa cosa Ma non è vera questa cosa Ora potrebbe aver rivelato Non è confermato No, ma non è vera questa cosa Ma non è vera questa cosa Ma non è mai vera questa cosa Quinn è il padre di Frankie Le ultime Vivre Card rivelano che Quinn potrebbe essere il padre di Frankie No, vabbè Ma tutto ciò è bellissimo. <ride> ma perché non me le dite mai queste cose? Io devo sempre venire a sapere così. <ride> perché la gente è malata di One Piece. Scusate, io adesso devo fare. La gente, lì voi siete malati. Voi pensate che io sia malato di One Piece. Ma per me, io mi leggo quel capitolo il giovedì, il venerdì. Faccio la blind, faccio il mio contenuto. Mi ricordo quello che succede. Nel manga, nel fumetto, porca puttana di One Piece, per me è finita. C'è nient'altro da dire. E invece la gente che si fissa e sulle Vivre card e si fissa sui magazine e si fissa sui databook e oda dentro i databook, dentro i magazine e dentro le Vivre card scrive le minchiate più assolute e la gente che si ricorda a memoria, io non le ho mai lette le SBS perché non mi servono le SBS per seguire la storia. Io la sta dove sta? Dov'è? Datemi, datemi questa immondizia malevola che sta rubando la mia vita da 24 anni. A me mi basta questo, io lo apro, me lo leggo e finito. Che cazzo me ne fotte il resto? Se, se, sembra ormai l'universo espanso di Star Wars. Ma è che cazzo. Ma io non è che posso star presso a tutta questa roba perché poi devo fare i contenuti per voi. Qua si sta ribaltando la situazione. Si è ribattata la situazione. Cioè, un tempo e noi. Vabbè, One Piece è questo. E i riferimenti culturali. E la filosofia. E la storia. E, e la cultura. Sono Buddha, parlaci di questo, pare... Ma siete voi che venite a me e mi volete insegnare un mestiere a me. Perché voi siete i veri malati di One Piece. No, io! Io sono una persona normale. Quasi. Io mi capito! capitolo e sto a posto con la coscienza. Parlo del capitolo! Sto bene così! Se Oda non me le mette quelle informazioni dentro al manga? Ma di che non sono così importanti Per la storia! Che cos'è questa faccenda che adesso venite voi da me E mi date le informazioni? Non è possibile Ma io mi sono fatto vecchio Non ce la faccio più Basta con questo fumetto di merda Leggiamoci cose più edificanti Oshinoko Poi la gente non capisce che mi, mi, mi diverto Poi se prendo questo pezzo e lo metto su YouTube La gente chiaramente poi non arriva neanche mai alla fine dei video Dice eh, ma è pazzo, è strutto, capisce un cazzo capisce un cazzo io vedo una cosa del genere, io mi diverto, è bellissimo, è tutto completamente fuori di testa. Vabbè, e torniamo al capitolo.